Chiedo di entrare in un clima di preghiera, vi chiedo di sentire in voi la presenza forte, amorevole, misericordiosa del Signore. Siamo riuniti in questa veneranda basilica accanto al sepolcro del Beato Pietro per festeggiare il 151esimo anniversario di fondazione. Le azioni che non mancano, il senso dei giorni o nella eccezionalità delle situazioni, come se tutto fosse ovvio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Chi ha orecchi, ascolti. Come dicevo all'ingresso, fortemente significativa per la cristianità. Qui, questo anno giubilare, la chiusura di un anniversario. Non lo dimenticate, fratelli e sorelle delle capitanerie di porto, il Signore ha scritto la vostra storia. Questa mattina, guidati dal nostro amato ordinario militare d'Italia, l'arcivescovo Santo Marcellò, abbiamo tutti insieme attraversato in processione con una nutrita rappresentanza del nostro personale e delle loro famiglie venute da tutta Italia, la Porta Santa. Siamo nell'anno giubilare ed è per questo che abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci qui con il ministro Delrio, con i sottosegretari onorevole Castiglione e la senatrice Vigari, con il capo di Stato Maggiore della Difesa, il capo di Stato Maggiore della Marina e di tante alte autorità civili e militari.
Eccellenza, ci troviamo in una basilica, la Basilica di San Pietro, estremamente significativa per la cristianità, come ha detto lei durante l'omelia. Oggi si chiude il 150° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto e il 151° anno dalla fondazione. Che significato ha tutto questo per lei? È fortemente simbolico il significato di questo anniversario. Evoca l'intuizione dell'uomo che prende sempre più coscienza del valore del creato, quindi si riferisce sempre di più a Dio e nello stesso tempo direi il simbolo di colui, di colei, di coloro che sono chiamati a considerare la vita un dono da donare, dunque a legare il senso della vita al dono della vita per i fratelli. È un anniversario che richiama quei valori che in Italia, in Occidente, si stanno perdendo. In modo particolare il valore della vita, cuore di tutti i valori, centro di tutti i valori. La vita che va considerata valore assoluto nel creato. E rimettendo al centro questo valore, le Capitanerie di Porto vogliono mettere al centro Dio. È significativo che abbiano voluto celebrare questo anniversario in occasione ovviamente del Giubileo della Misericordia qui in San Pietro. Le Capitanerie di Porto non possono non avere una sensibilità religiosa, non possono non vivere quella fede che porta a radicarsi nell'umano e a considerare l'umano come quel bene assoluto che Dio dona all'uomo stesso e che l'uomo deve custodire e nello stesso tempo deve, con l'aiuto di Dio, della ragione, di tutto ciò che possiede, perfezionare. Direi che questo anniversario chiama tutti a riconsiderare l'umano nella sua condizione attuale e nell'urgenza del suo perfezionamento. Eccellenza, quali sono le prospettive? Qual è l'augurio che lei rivolge a questo corpo ormai così longevo? L'augurio di continuare ad essere segno per il Paese, ovvero l'augurio di continuare ad essere garanzia di custodia del mare, di custodia della vita, di continuare a non spaventarsi della fatica, né delle critiche, né della morte, di continuare a sperare operando, di continuare a vivere la misericordia come quel dono grande di Dio che ci rende sempre più perfetti, ci perfeziona, ma allo stesso tempo ci chiede di essere misericordiosi, ovvero segno di questa misericordia per i fratelli. Continuare dunque ad essere quei figli di Dio che vivono con gioia la vita e che la spendono con altrettanta gioia ed entusiasmo, di continuare ad essere, mi verrebbe di dire, consalvatori con Dio. Gesù nel Vangelo salva guarendo, salva ridonando la vita, perché risuscita Gesù dai morti. E mi piace fare questo paragone, forse audace. Gli uomini e le donne delle Capitanerie di Porto curano e salvano dalla morte. È un po' la continuazione di quanto Gesù faceva. Gesù nel Vangelo lo dice con chiarezza: farete cose più grandi di me. Di continuare ad essere questo segno. Il mondo ha bisogno di pace perché ha bisogno di Cristo. Il mondo ha bisogno di verità perché ha bisogno di Cristo. Il mondo ha bisogno d'amore perché ha bisogno di Cristo e le Capitanerie di Porto, dando tutto questo, donano Cristo. Lei oggi, Eccellenza, ha citato delle espressioni molto belle del Santo Padre. Io mi sento piccolo di fronte a ciò che voi fate ogni giorno e vi ringrazio per questo. Sono belle parole, fortemente significative. Un ultimo commento. Mi hanno colpito, ma credo abbiano colpito gli uomini e le donne delle Capitanerie di Porto, quando li ha voluti incontrare, con grande commozione li ha ringraziati. Il Papa è una persona sensibilissima, è una persona che vive ciò che dice. Il Papa è testimone per questo, è profeta perché in lui la parola si incarna.
Il Papa non è uno che parla, è uno che crea, mi verrebbe di dire, con quelle parole che sgorgano da una vita vissuta nella coerenza, da una vita vissuta nella fatica del mettere in pratica la parola, di una vita vissuta nella giusta lettura della realtà, che a volte, come dire, può sfociare nella crisi, nella contestazione, ma certamente in un grido di speranza e di giustizia. Il Papa è un uomo grande, l'ho definito bussola, mi è venuto spontaneo alla fine della messa, perché così è quella bussola sicura che ci aiuta a prendere il largo e ad approdare quella, diciamo, meta che è Cristo, che è Dio, che è il compimento di se stessi in Lui.